Posso, torniamo sull'Inter, torniamo sull'ora che potrebbe scoccare per Lautaro. O sei convinto che Icardi non si sposta da lì? O sei convinto che Spalletti li farà giocare insieme contro il Genoa? Io penso che sia veramente difficile spostare Icardi da lì in questo momento storico. Lautaro ha dato dei buoni segnali, però non so se Spalletti sia disposto a cambiare qualcosa dell'assetto che ha Anche se trovato c'è in la questo Champions, momento. dici? C'è il Barcellona. Penso che siano partite sempre fondamentali per l'Inter quest'anno in Champions League perché veramente trovare una qualificazione quest'anno sarà molto difficile per il girone che gli è toccato in sorte e non credo abbia troppa possibilità di fare esperimenti. Sara, sei d'accordo? Ma guarda, ne parlavamo anche l'altra volta. Sicuramente, beh, Icardi in questo momento è inamovibile, però forse poterli mettere di fianco un giocatore come Lautaro, anziché magari appunto altre scelte, potrebbe essere interessante. In ottica Barcellona potrebbe esserci appunto l'idea di metterlo magari nell'11 titolare, magari non subito, magari a partita in corso, e contro il Barcellona una partita fondamentale, perché al momento l'Inter sta facendo bene, ma forse è il Tottenham che ha meno punti di quanto ci si aspettasse, perché ma anche lo stesso PSV che comunque gioca molto bene, ma non riesce poi sostanzialmente a rendere quanto a rendere effettivamente qua, dalle proprie, cioè, le proprie capacità. Però anche contro il Genoa è una partita importante, perché abbiamo visto appunto anche ieri con il Milan, comunque il Genoa è una squadra che sempre è fisica, non ti lascia troppo giocare, quindi Non è facile affrontare il Non Genoa. è facile, ma soprattutto in casa non è facile, ma anche fuori casa, appunto, abbiamo visto che si fa assolutamente valere. Poi ecco, Piątek non segna da un paio di partite, però anche l'attacco del Genoa è sicuramente temibile. San Siro delle grandi occasioni, come ci raccontava Giada Giacalone, anche contro il Genoa, non soltanto contro il Barcellona in Champions. Quali potrebbero essere i cambi di Spalletti, Gianluigi Longari, la probabile formazione dell'Inter? Per quanto riguarda l'Inter, ci dovrebbe essere innanzitutto Lautaro Martinez tra i titolari. Questa è, diciamo, la novità più importante, soprattutto perché il giocatore ha manifestato un po' di volontà di essere protagonista, molto più di quanto non sia accaduto nell'ultimo periodo. Ci dovrebbe essere lui a guidare l'attacco, ci sarà lui a guidare l'attacco con Handanovic inamovibile tra i pali, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Dalbert. Quindi cambiano i due terzini, Versalico e ovviamente Asamoah sono tenuti a riposo per la gara di Champions League a San Siro contro il Barcellona con Dalbert che non fa parte della lista dei convocati per la Champions League e dei convocabili, allo stesso modo Gagliardini che non potrà giocare in Champions sarà titolare invece contro il Genoa, affiancherà Marcelo Brozovic che è un po' l'unico insostituibile di Luciano Spalletti per caratteristiche, per come interpreta questo tipo di ruolo. Borja Valero dovrebbe essere preferito a João Mario dal primo minuto, anche perché in vista della gara contro il Barcellona c'è Raja Nainggolan che sta spingendo maledettamente sulla possibilità di ritornare a disposizione per giocarsi dal primo minuto quella gara potenzialmente decisiva per il passaggio del turno dell'Inter. Candreva e Perisic dovrebbero accompagnare Lautaro Martinez dal primo minuto nella gara di campionato contro il Genoa. Grazie Giallo, mezza rivoluzione, se così fosse in casa Inter. Pensavo riconfermasse comunque appunto João Mario dopo Anch'io, infatti l'ottima anch'io prestazione pensavo. perché effettivamente magari. Anche se Borja Valero quando è entrato non ha fatto No, male. assolutamente, assolutamente, ma sempre appunto per il discorso di recuperare tutti i giocatori perché poi Certo. insomma la stagione è lunga. Però insomma ci ho smentito perché avevano detto Icardi inamovibile, invece da qu a Vedrei, poi quanto se vedrei, poi bisogna vediamo, vedere. esatto, magari è semplice pretattica, ma è giusto comunque fare questi cambi per poi arrivare a Barcellona, cioè contro il Barcellona a giocarsela, perché è vero che ha perso 2-0, però non è stata una debacle, cioè ovviamente sul piano del gioco e sul piano appunto dei titolari non c'è paragone, però è stata secondo me paradossalmente una sconfitta indolore, perché si è ributtato subito nel campionato al 100% e se la può tranquillamente giocare, ecco, Poi se le non. cose non dovessero andare bene con il Genoa, è ovvio che se ti serve Icardi Certo, è pronto ad entrare. Io esatto. credo che sia fondamentale invece contro il Barcellona, per come gioca il Barcellona, per la sfida d'andata, recuperare Nainggolan.
Io penso che sia importante continuare a dare queste prestazioni che la squadra ha offerto nelle ultime partite. Poi, dice al di là degli uomini, Alessandro? Al di là di Nainggolan, sì, perché vabbè, è un giocatore importante ma non fondamentale. Quello che sta funzionando in questo momento all'Inter è proprio l'assetto di squadra, la convinzione, la determinazione che sta mettendo, oltre che la qualità, che quella è indubbia. Gianfranco Accio, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. È una partita delicatissima quella con il Barcellona, perché praticamente per la qualificazione si giocano due posti, rimane fuori una. Di conseguenza se la giocano il Tottenham, il Barcellona e ovviamente l'Inter. È una partita importante, certo, se riuscisse a fare il colpaccio, che non sarà facile, a superare il Barcellona, ma io penso che anche un pareggio non sarebbe male, perché poi dovrebbe, sì lo so, non è facile sicuramente, perché poi deve andare a giocare contro il Tottenham in trasferta, non è agevole. Per quanto riguarda invece il campionato, vabbè, è giusto che faccia degli avvicinamenti, che faccia un turnover. È giusto, secondo il mio parere, come abbiamo anche detto, mi pare che giustamente avevi sottolineato anche tu, che faccia giocare Lautaro, insomma, io dia un attimo, un momento di riposo anche Icardi e si giochi tutte le chance poi nella Champions. Assolutamente. Saremo a vedere quali saranno le scelte di Spalletti contro il Genoa e poi contro il Barcellona. Break, poi l'anti Juventus, risposta. Sì, credo nell'anti Juventus, buonasera. E sarà l'Inter. Sono venuto a così mi piace. Come dissi dall'inizio. No, mi piace questa presentazione. Basta. Con sì o no e se sì chi. Nino Minoliti, Gazzetta dello Sport, credo nell'anti-Juventus. Allora io ci credo talmente tanto che dico che sono due le anti-Juventus, cioè l'Inter e il Napoli. Direttore Preiti, buonasera. Buonasera a voi. Io ci credo poco, mi auguro che ci sia un anti-Juventus soprattutto per l'interesse del campionato. Evaristo Beccalossi, buonasera. Ciao, buonasera. Credo di no, ma se succede. Però credi di no? Difficile. Credo di no, ma bisognerebbe aggiungere solo 30 secondi, secondo me. C'è Napoli e Inter, che in questo momento hanno dimostrato di star bene, devono cercare di star vicino più possibile alla Juve. E poi sperare che la Juve vada avanti in Champions, ma se la Juve arriva in Champions e ha 15 punti sulla seconda, rischia positivamente per la Juve di vincere la Champions e di vincere ancora il campionato, quindi massima attenzione a star lì. Però da quello che si dice a Milano, io personalmente, se l'Inter arrivasse di nuovo in Champions League, sarei contento. Certo, però poi prima o poi l'augurio è che qualcosa possa cambiare anche per l'interesse del campionato. Sì, altrimenti perde un po' di appeal il nostro campionato. Certo, la Juventus più va avanti, continua a comprare giocatori, poi ti prende Cristiano Ronaldo, è una Juventus quasi perfetta. La perfezione non esiste, ma è quasi perfetta. Decidi tu. No, decidi tu, non mi permetterei mai. Agata. Decidete voi. No, chi? Decidete tu, decidete voi, devi decidere tu, se no decido io, vai, domanda a Beccalossi, decidete voi, che facciamo? Siamo... Va bene, facciamo la Beccalossi. Autogestione, mica siamo a scuola, autogestione, sciopero, vai, Beccalossi. In vista del ritorno in Champions di martedì, Spalletti ha fatto una scelta molto particolare, ovvero quella di fare ampio turnover. È una scelta sempre rischiosa il turnover. Cosa ne pensa lei? È un po' rischioso visto la posizione in classifica dell'Inter in questo momento? Secondo me no, visto che ha presentato anche Joao Mario, che era andato tra i dispersi, quindi ha recuperato anche Joao Mario, quindi avendo i giocatori a disposizione, li vede tutti i giorni, ha creato questa euforia che gli ha portato a questa rincorsa importante in campionato in Champions League, perché è partito tutto dalla partita di Champions col Tottenham. Da lì è scattata la scintilla e ha portato l'Inter a un buonissimo quindi livello. Quindi non correrà nessun rischio? Quindi secondo me no, perché sta troppo bene adesso, c'è anche l'entusiasmo giusto, quindi può anche ruotare i giocatori. Poi per quanto riguarda invece gli altri nomi che sono stati fatti nel servizio, certamente Barella è quello che secondo me ha qualcosa in più, diciamo per quanto riguarda... Certo. Barella in estate c'era stato l'approccio, direttore Preiti, poi a gennaio è difficile che Giulini possa privarsene, credo che però l'estate prossima sarà tutto maturo. Io credo che sia uno dei giocatori sicuramente più in vista, che si è messo in vista in questo campionato e soprattutto anche in nazionale. Sarà sicuramente il pezzo pregiato per il mercato estivo. Mentre sono d'accordo, probabilmente per i calciatori stranieri, soprattutto per gli olandesi, in Italia
hanno sempre fatto bene quando sono arrivati già, sì, già campioni, già maturi. I giovani bisogna avere pazienza, come Kluivert sicuramente, come De Jong, come giocatori che a gennaio secondo me non sono acquisti, cioè, giusti. Te lo devi poter permettere, ecco, la pazienza di aspettare un giocatore del, certo, genere. Agata, Barella dove andrà? Non lo so. Ah, io lo volevo sapere da te, Agata. Non mi dici dove va Barella. Scherzi a parte, Becca, dimmi soltanto se secondo te può davvero rinforzare quello che è l'organico dell'Inter in estate. Gennaio lo escluderei. Cioè, con i rapporti che c'è, credo che sarebbe, dopo è scontato. È già prenotato? Mi sorprenderebbe se che non arrivasse all'Inter. Per ovvi motivi, insomma. Sarebbe un grande acquisto, Padoan. Sì, un grande acquisto. Ah, poi devo fare un sondaggio. L'Inter però ha tanti giovani nel mirino e io non sottovaluterei, non sono confliggenti e sono comunque storie diverse. Uno è già pronto, Barella, l'altro no, però credo che abbia nel mirino anche Tonali, che è un centrale di centrocampo del Brescia che presto, secondo me, Mancini chiamerà in nazionale. E tutti, per conoscerlo bene, e tutte e due, visto che l'Inter a centrocampo probabilmente dovrà rinnovarsi. Dovrebbe rinnovarsi. Non dovete darmi una risposta sulla notizia. La notizia, diciamo che si chiuderà. Marotta Inter, sì o no? Perché sì, perché no? Giancarlo Padoan. Sì, perché è un manager che ha fatto bene e dove è stato, soprattutto la Juve, ha raddoppiato il fatturato. E quindi, perché no? Sì. Perché passare dalla Juve all'Inter potrebbe essere sgradevole per la piazza. Perché sì, perché no? Minoliti, Gazzetta. Allora, perché sì, per gli stessi motivi che ha appena detto Giancarlo, cioè perché è un uomo di grandissima esperienza ed è un uomo, è un manager a 360 gradi, cioè lui unisce insieme l'aspetto sportivo tecnico, con quello manageriale, con quello economico, più commerciale, economico. Guarda, io non ho vere controindicazioni, l'unica cosa che magari qualche tifoso interista lo potrebbe percepire come molto juventino, però in realtà, insomma, diciamo pure che in questo caso è tra virgolette un ex nemico che ti potrebbe venire a rafforzare. Appunto, al massimo, insomma, quindi andrebbe male alla Juventus. Direttore Preiti. Sì, perché è un grande dirigente, sicuramente un manager di provata esperienza. Quindi credo che una grande società come l'Inter andrebbe bene. No, perché non conosco i programmi di Suning, visto che ci sono già altri bravi dirigenti all'Inter, quindi significa cambiare qualcosa all'interno. Certo. Becca? Importante il tuo parere da interista doc. No, ma io lo do per scontato che arrivi all'Inter. Sì, ma sei favorevole o contrario? Il ruolo, lo spazio c'è, perché anche con quelli che lavorano. Zio! Zio, Pedulla, stavamo andando così bene, scusa, torni domani. Zio, immagine dall'alto, oggi non c'è Alfredo, però lo salutiamo. E la terza cosa, quella dei tifosi, cosa pare i tifosi? Marotta non vede l'ora di magari, sì, certo, iniziare con l'Inter per andare a dimostrare, andare a combattere. Bisogna prendere anche la sua voglia magari di rivincita. Quello sarebbe importante. A proposito di campionato, c'era l'ultima domanda e poi andiamo su River Boca, l'Argentina che spopola con la finalissima della Libertadores, che sarà forse la partita più incandescente della storia. Vedremo. Minoliti, la domanda è per lei. Eccomi. Ancora lei. È nostro amico anche lui. Dai. Ancora tu, perdonami. Ma sono tutti sono amici. Troppo educata, ragazzi. Ma no, sei troppo formale. Dobbiamo essere più spacciati. Ma sì, Nino, vai. Dimmi Nino, la domanda. Vabbè, Nino. Allora, la classifica dice Inter e Napoli appaiati al secondo posto a meno 6 dalla Juventus. Tra queste due squadre chi è la possibile anti-Juve, ammesso che allora, esista? Sì, io le vedo tutte e due, come dicevo all'inizio, però ho un'idea, diciamo, che mi frulla in testa. Cioè, sono veramente curioso, posto che le distanze, come diceva Beccalossi prima, rimangano più o meno quelle, di vedere lo scontro diretto tra Juve e Inter. Perché? Perché secondo me l'Inter, dal punto di vista fisico, è l'unica squadra in Italia che può reggere l'urto di una squadra, diciamo, pesante, di una corazzata come la Juve. E a quel punto lì, se dovesse passare quell'esame, chiaramente, diciamo, la Juventus rimane superiore, però potrebbero aprirsi degli scenari imprevedibili.
Non so se mi sono... No, sei stato chiarissimo. Io continuo a non crederci, però. Non l'ho convinto. Beccalossi non ti ha convinto. Minolici non ti ha convinto. Ma una tifosa juventina può essere convinta di questo? È troppo tifosa, dai. Ma perché tu non baratteresti dal campionato con la vittoria in Champions League? Ma no, io prendo tutto. Aspetta un attimo. Allora, su questo... Non baratto niente. Vai, andiamo subito con il servizio dedicato a Boca River con il nostro Alessio Milone.